cambia, siamo noi. Ho memoria delle mie fotografie di quando ero bambina e venivo sempre ritratta o che scavavo un buco per terra, o ero in mezzo alle vigne, o ero in un campo. Insomma, credo che questa sia stata proprio la mia natura. Quindi, rivedendo quelle foto, ho rivisto anche un po' me col mio desiderio di vivere a contatto con la natura, e forse questo è stato il dono più bello, perché più a contatto della natura di qua, in 7 ettari di bosco, non si poteva arrivare. C'è bisogno di creare dei modelli dove agricoltura, socialità, comunità e soprattutto tecniche che non facciano male all'ambiente possano portare delle economie, possano far vedere che esistono. Quindi per me è proprio una missione di vita questo progetto qui, oltre a essere la mia casa. La Tabacca è un'azienda agricola composta da una casa privata, ma è un luogo anche di formazione e divulgazione ambientale. È una progettazione in permacultura, perché è stato il mio diploma in permacultura, il mio apprendimento attivo l'ho fatto su questo luogo, sia della casa che sui diversi impianti. La progettazione è su tutto, dal recupero dei materiali, dalle tecniche utilizzate, dalla ristrutturazione della casa, degli impianti connessi, che sono quelli del riscaldamento, della luce. L'acqua arriva dalla sorgente, viene accumulata in cisterne apposite, utilizzata e depurata attraverso un sistema di fitodepurazione. L'azienda è partner del progetto di Terra Onlus, che è la scuola di formazione ecologica Emilio Sereni, e quindi si attivano tirocini, si fa formazione ai giovani agricoltori. La Tabacca nasce da un sogno di poter coltivare un pezzo di terra. Siamo arrivati poi, grazie a una persona che abitava qua vicino, a trovare questa casa, che era di uno psichiatra di Torino, pronto a donare la sua proprietà a qualcuno che volesse farne un progetto sociale. La Tabacca l'abbiamo trovata il primo giorno dell'anno, nel 2011. Abbiamo fatto un giro in questo sentiero dove c'era anche un po' di nebbia. È spuntata fuori questa casa in mezzo alla vegetazione spoglia, quindi questo è un po' lo scenario che ci siamo trovati: una casa immersa in un bosco, immersa nella vegetazione, con solo un pezzettino di terra coltivato. Sapevamo benissimo che la casa era da ristrutturare, sapevamo benissimo che mancava un tetto, nessuna ditta edile sarebbe venuta a costruire una casa immersa in un bosco se non avesse avuto il materiale vicino. Quindi un po' da lì la strategia di iniziare a tagliare il nostro bosco nel 2012 e da lì tirare fuori almeno i travi portanti del tetto. La progettazione sociale è parte importante, fondamentale, come la progettazione del restauro della casa. Crediamo che nello scambio con le persone ci sia sempre un aumento di possibilità. I problemi vengono risolti sempre quando ci sono tante persone differenti. Abbiamo iniziato coinvolgendo la nostra prima rete sociale, che sono le persone amiche, e incominciando a innescare dei processi di partecipazione con il territorio, quindi con le famiglie che erano vicine, facendo comunicazione, creando proprio relazione. Adesso abbiamo la signora Tina che ci fa le frittelle, le focacce, quindi siamo molto benvenuti. Nelle zone limitrofi a casa abbiamo già avviato un piccolo frutteto e stiamo recuperando delle antiche varietà di prugne. Abbiamo ripristinato una parte ortiva, che era una parte che prima nelle particelle era prato. Finisce una fase nel momento in cui adesso a ottobre riusciremo a venirci ad abitare. Da qua, quindi, dal nido, possiamo incominciare a valorizzare tutto l'esterno, soprattutto dal punto di vista turistico e di costruzione, anche di un'economia basata sia sul turismo che l'agricoltura. Stiamo già collaborando con un'azienda agricola vicino, che è sempre di una donna, un'altra donna super forte, con cui faremo trasformazione del prodotto, e quindi piano piano vorremmo espandere un po' dei modelli di un certo tipo sulla valle. Per me l'Italia che cambia è
provare a dare uno sguardo diverso e migliore a quello che è stato tutto il passato. Per me l'Italia che cambia è la possibilità che ci possiamo dare di mettere a sistema tutte le esperienze e le azioni già che ci sono presenti e costruire dei modelli nuovi di società. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.